Oggi vediamo Ismaele, il figlio della schiava. Ecco, abbiamo visto la grande promessa ad Abramo, ma eh, ancora non c'è il figlio che deve, de <coughs> che deve venire attraverso il seme di Abramo. E, e sarai, sarai vuol dire mia regina, ecco, leggiamo. I primi due versetti: Sarai, moglie di Abram, non gli aveva dato figli, aveva però una schiava egiziana il cui nome era Agar. Perciò Sarai disse ad Abram: 'Ecco il Signore dunque mi ha impedito di generare, Asco accostati dunque alla mia schiava, forse da lei potrò avere prole'. Abram ascoltò la voce di Sarai. <coughs> Ecco, Agar era una schiava di Sarai, un'ancella. Ecco, dice che ne aveva uno, ma forse ne aveva anche delle altre. Ecco. e Però eh, Sarai come sappiamo era sterile. E allora Sarai mh, propone ad Abra per eh, Lenire, diciamo così, l'imbarazzo della sterilità, propone ad Abram di unirsi alla schiava. È una cosa che era in uso in quel tempo, nella mentalità appunto delle, di, di questa... Di questo arameo errante che veniva da Ulder dei Caldei e poi lo vedremo che così accadrà anche nella storia di Giacobbe. E Abram acconsente appunto ad udirsi con la schiava per avere un figlio che si sperava fosse il l'erede, ecco, ma invece la. la la promessa di Dio era ben diversa. Comunque Abram eh, acconsente. Ecco. Eh, poi dice: Forse da lei potrò avere prole. Ecco il verbo ebraico ha qui un doppio significato. Si potrebbe tradurre: Forse da lei potrò avere una famiglia, un casato. Però il verbo vuol dire anche in questa. Coniugazione, costruire una casa, un immobile, però vuol dire anche farsi un casato, una famiglia. Ecco, vedete che il termine casa in ebraico vuol dire sia l'immobile, ma vuol dire anche una, una famiglia. Ecco, leggiamo il versetto 3-4. Così al termine di dieci anni, da quando Abram abitava nella terra di Canaan, Sarai, moglie di Abram, prese Agar, l'egiziana sua schiava, e la diede come moglie ad Abram suo marito. Egli si accostò ad Agar, che rimase incinta, ma quando si fu accorta di essere incinta, la sua padrona non contò più nulla ai suoi occhi. Ecco, allora. Sono dieci anni, ci dà un, un reperto, una, un, um, ehm, ci, ci dà appunto il numero degli anni in cui um, Abramo e i suoi erano nella terra di Canaan. Quindi in tutto questo tempo che abbiamo visto, eh, nei racconti, sono passati dieci anni. E, L'iniziativa dell'unione ecco, tra Abram e la schiava parte da Sarai, la moglie. Come moglie voleva avere un erede per Adra e togliere parzialmente, era un escamotage indubbiamente, Parzialmente togliere il suo obrobrio di Donna Sterile. Ecco, la donna Sterile a quel tempo era come disdegnata da Dio, non maledetta, ma quasi. E nel paganesimo allo stesso modo, perché i, i, per gli antichi i, i figli erano preziosi. Mentre oggi no, ecco, vedete che c'è uno, uno sfondo sociale molto differente. Cioè dobbiamo cercare di entrare nella mentalità del tempo. Perché? Perché i bambini erano un aiuto nel lavoro e accrescevano la potenza del casato, perché allora la potenza stava nel numero di uomini, ecco. E... La, la, la ricca di figli invece era onorata, infatti, lo, vediamo, lo vedremo so, so, eh, prossimamente nel ciclo di Giacobbe, appunto che eh, seppure Elia era meno bella di Rachele, però eh, eh, Giacobbe eh, la onora perché gli aveva dato molti figli, vedete, questo lo vedremo più avanti. E, e quindi si ingenera in una specie di eh, disprezzo della schiava verso la sua padrona. Questo è molto, è molto grave ecco, per quel tempo, e quindi scatta come vedremo adesso. La collera eh, di, di Sarai. E Sarai si era, si, era, si era accorta appunto che la schiava, siccome aveva Partorito l'erede eh, credeva di essere chissà chi e quindi scatta la gelosia eh, di Sarai contro la, contro la sua schiava. Ecco questo, vedete che sono cose piccole, ecco le gelosie tra le donne, la la, compi, con, la la competizione ecco, che, che genera appunto la, la, la gelosia e anche il furore, come vedremo, di Arai che, che la, la, la caccia via, cioè la, costringe, la costringe a, 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 a scappare. Ecco, leggiamo i versetti 5 e 6: Allora Sarai disse ad Avram, l'affronto fatto a me sia di te, su di te. Io ti ho messo la mia schiava sul seno, ma da quando si è accorta di essere incinta, io non conto più nulla ai suoi occhi. Il Signore sia giudice tra me e te. Ecco qua, vedete che Sarbraen è anche un po' bismetica perché non se la prende solo con la, la sua schiava, ecco. Eh, Sarai viene disprezzata dalla schiava, però dopo se la prende anche con Abram. Ecco, vedete, eh, gli dice l'affronto fatto a me dalla schiava sia su di te, come se fosse ehm, eh, Ab Abramo avesse, avesse fatto qualcosa di male, ma l'iniziativa era stata di, di Sarai. Ecco. E poi gli dice: E poi subito dopo co convoca a giudizio persino Dio. <ride> ecco. e, e, mh, vedete che c'era la paura di perdere mh, la, mh, la, la, la prossimità del marito, ma c'era anche la gelosia verso eh, la, la schiava, e anche probabilmente verso il figlio della schiava, ecco perché la schiava era la madre dell'erede ecco, e non era lei e qui sono le cose che succedono eh, appunto anche nelle famiglie che ci sono delle gelosie c'è cioè, cioè competitività eh, tante volte vedete la, la Bibbia, ma ne parleremo, dopo, ne parleremo dopo la Bibbia si occupa anche di queste piccolezze che però ci fanno molto vicini Ecco noi uomini infermi e peccatori alla, a Dio che si prende cura anche di, di questi problemi casalinghi. Ecco vediamo anche l'amitezza di Abramo che non, non dice mh, mia moglie, ecco. Ehm gli dice la tua schiava è in mano tua, non gli dice la mia moglie è in mano tua, vedete come cerca di, eh, di far fermare questo fuoco all'interno della famiglia di gelosia, il fuoco di gelosia, gli dice la tua schiava, però eh, vedete che guardiamo bene le parole perché sono molto importanti, Dopo dice: Falle ciò che è bene ai tuoi occhi. Gli dice di fare del bene. Poteva dirgli: Cacciala via, maltrattala. Come farà? Sarai, ma. Ehm, <coughs> Abram, parlando con la moglie, eh, insomma, eh, spera anche che ci sia una, una fine equilibrata per questo litigio. No? Dicendo. Il bene, kotob, tov in, in ebraico è il bene. Il bene. Altri non, 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 non lo traducono, ma fa ciò che, che è bene ai tuoi occhi potrebbe vuol dire anche farle del bene, cioè scusala, perdonala, ecco. invece poi Sarai si mette a, a, a trattare duramente. La, la schiava che deve fuggire via da sola senza niente, e con un bambino nel grembo. Ecco, si era arrivati proprio ai, ai ferri corti eh, perché qui c'è una fuga che poteva voler dire la morte, una donna incinta da sola nel deserto anche quel tempo là. Provate a pensare. Ecco. ecco. E leggiamo i versetti 7 e 12. <coughs> la, trovà, la trovò l'angelo del Signore presso una sorgente d'acqua nel deserto, la sorgente sulla strada di Sur, e le disse, Agar, schiava di Sarai, da dove vieni e dove vai? Rispose, sto fuggendo dalla presenza di Sarai, mia padrona. Le disse l'angelo del Signore: "Ritorna dalla tua padrona e umiliati sotto la sua mano". Le disse ancora: "L'angelo del Signore: moltiplicherò assai la tua discendenza e non la si potrà contare, tanto sarà eh, numerosa". Le disse l'angelo del Signore: "Ecco, sei incinta, partorirà un figlio e lo chiamerai Ismaele" perché il Signore ha ascoltato la tua umiliazione. Egli sarà tra gli uomini come un asino selvatico. La sua mano sarà su tutti e la tua mano e la mano di tutti su di lui e abiterà al cospetto di tutti i suoi fratelli. Ecco. Allora vedete che c'è l'arrivo di un angelo mandato da Dio. Ecco nella fuga nel deserto, dove per fortuna, diciamo fortuna, ma c'era dietro Dio che seguiva ecco, questa donna, questa schiava che aveva avuto il figlio da, da Abram. E, e quindi non è provvidenziale il fatto che abbia trovato una sorgente d'acqua, perché nel deserto senza acqua si moriva. Ecco, abbiamo visto che siamo arrivati ai, ai ferri corti e, e Agar arriva molto lontano, eh, da, da Canaan arriva a Sur, che è al, fin, al, 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 al confine con l'Egitto. Ecco, poi vediamo l'Alm, che fa finta di non, di non sapere niente da dove vai vai da di dove vieni ma sapeva benissimo davvero, dove era però gli interessa fare parlare la schiava si faceva così nell'ebraico molto spesso ci sono queste domande che sono diciamo così un po' retoriche perché l'angelo sapeva tutto e Agare gli dice appunto che stava fuggendo dalla presenza di Sarai ecco e il gli dice di, invece di, 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 di ritornare ehm, alla padrona, stando sottomessa, umiliati sotto la, la sua mano perché d'altra parte Agar aveva umiliato Sarai, e quindi, però, una schiava, una schiava non poteva farlo, c'era un. Una, mare, una matrice, ecco, in nuce c'era una, una, una volontà ecco, di prendere il posto eh, che era di Sarai, cioè la, la, la madre del figlio erede, eh, il marito eh, Abram. Quindi, vedete che tutte e due avevano sbagliato. La, la schiava perché aveva umiliato la sua padrona e la padrona perché aveva maltrattato a un, a un tal punto la sua schiava che lei doveva, sta, sta, ha dovuto fuggire guardate cosa succedeva nell'antichità contro gli Schiavi fuggiaschi, ecco c'era anche la pena di morte, quindi siamo veramente arrivati come ho già detto prima: ehm, ai ferri corti, ecco era, una, era diventata una cosa molto, molto pesante all'interno in, all appunto della casa di Abramo e quindi. Mh, L'angelo gli dice di stare umiliata, sottomessa sotto la mano della padrona. La mano vuol dire tutto quello che ti farà fare, ecco, vuol dire essere sottomesso a un altro come si conveniva agli schiavi. Poi però gli fa la profezia sul figlio e, e gli dà il nome di Ismael che vuol dire Dio ascolta. È, è bellissimo perché... Eh, probabilmente durante il viaggio era disperata e si era, rivolto, si era rivolta al Dio di Abramo. Ecco, e poi eh, il, signore, eh, il Signore aveva ascoltato il suo gemito, ecco. E quindi dà al, al Figlio il nome di Dio ascolta. Ecco, ecco guardiamo le altre note, eh, perché mh, qui eh, dice: Moltiplicherò assai. La tua discendenza non dice quella di Abramo, eh? quindi diventa patriarca Agar, perché poi se ne dovrà andare più avanti, lo vedremo, però la rassicura anche per il futuro, quindi l'angelo, e gli dice che sarà appunto il patriarca, questo figlio, che avrà una discendenza molto numerosa e, e l'angelo gli dice di chiamarlo Israele, ecco perché appunto Dio aveva ascoltato, quindi lo vedremo anche negli spunti questa cosa, Dio si manifesta palesemente adesso ma c'era anche, anche prima e, e poi gli dice che sarà... Tra gli uomini, come un asino selvatico, poi la sua mano sarà su tutti e la mano di tutti su di lui, e abiterà al cospetto di tutti i suoi fratelli. Che cosa vuol dire? Qui siamo proprio nell'ebraico, e ho visto che le traduzioni lasciano così, ecco, ma si può spiegare abbastanza, abbastanza facilmente. E sarà tra gli uomini come un asino de deserto vuol dire un uomo molto forte, indomabile appunto, appunto come un asino selvatico e non sottoposto ad altri appunto eh, si deve interpretare qui quando dice la sua mano sarà su tutti e la mano di tutti su di lui ecco appunto un uomo... Eh, che non è so, sottoposto a nessuno, quindi è un, un uomo libero. Ecco, poi non sappiamo se era anche bellicoso o no, però era un uomo libero che appunto faceva la sua strada senza assoggettarsi a, a qualcuno, perché sapeva difendersi. E poi più avanti, nel capitolo 17, dice Dio. Eh, ad Abramo, anche riguardo a Ismaele, io ti ho esaudito: ecco, io lo benedico, lo renderò fecondo e molto, molto numeroso: dodici principi. Egli genererà e di lui farò una grande nazione. Vedete, è benedetto da Dio anche il figlio della schiava. Vedete il Signore poi alla fine come mette a posto tutte le cose. C'è una storia tra travagliata, però c'è anche l'intervento del Signore che rimette a, a posto le cose. Guardiamo gli ultimi versetti. Al Signore che le aveva parlato, Agar diede questo nome, tu sei il Dio della mia visione. Perché diceva, non ho forse visto anche ora, dopo essere stata guardata, per questo il pozzo si, po, si chiamò pa, Pozzo di Lacairois, ecco, si trova tra Cades e Bered. Agar partorì ad, ad Abramo un figlio e Abram impose il nome Israele al figlio che Agar aveva concepito, aveva partorito. Abram aveva 86 anni quando Agar partorì ad Abramo Israele. Ecco, qual è l'interpretazione di Agar della manifestazione divina? E, tu sei il Dio della mia visione, dice, cioè perché l'angelo gli aveva ehm, predetto il futuro della discendenza di Agar, cioè della sua discendenza, ecco. E poi subito dopo appunto Agar dice "Non ho forse visto anche ora dopo essere stata guardata". <ride> Qui c'è un'interpretazione molto che l'ho già accennato, ma è molto interessante, ne parleremo negli spunti. Cioè ehm, l'interpretazione dell'accaduto è che Dio l'aveva guidata ancora prima che ella parlasse con l'angelo. Questo eh, eh, lo vediamo nel, nella scheda. Io ho cercato di parafrasare per fare capire meglio, sarebbe come dicesse, non ho visto forse ancora, mentre, anco, mentre ero ancora in fuga, dopo che Dio si è degnato di guarda, guardarmi. Cosa vuol dire? Non ho avuto una visione del della vita del mio figlio anche ora appunto che sono, che sono in fuga dalla mia padrona sono nel deserto sono affranta però dopo dice dopo che dio si è degnato di guardarmi nella mia afflizione il, 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 il termine il, il verbo guardare ricordiamo ad esempio il, il Magnificat io l'ho messo lì luca 1,28 28 quando la Madonna dice um, ha guardato l'umiltà della sua serva e ecco, lo sguardo del Signore bene, benevolo verso una persona Ecco, e, e qui nel caso di Agar avviene nella sua afflizione dopo che Dio si era guagni, guad, dega, degnato di guardarlo perché quando è che lo, Dio lo, quando è che Agar percepisce lo sguardo di Dio quando c'è l'angelo e quando l'angelo gli racconta appunto la visione che era il futuro del, di questo figlio però eh, Agar che, mh, co comprende appunto che, eh, che la manifestazione di Dio è, è giunta dopo che appunto eh, eh, Dio si era degnato di guardarla cioè Dio aveva, aveva guardato già prima ecco, Agar e infatti Agar riesce a fuggire nel deserto. Pensate, pensate l'ho già detto anche prima, una donna incinta che scampa nel deserto con poche cose, aveva bisogno di Agar e trova nel deserto una sorgente. Ecco. E quindi non muore, la, Dio la, la guida, anche se lei non lo sapeva, però capisce che anche prima, di quel Dio era già con lui, anche prima dell'arrivo dell'angelo. Ecco, e questo è molto bello, che lo, lo vedremo anche negli spunti, perché serve anche a, a, anche a noi questo, a questa cosa. E, e poi il pozzo si chiama la Cairoi. Eh, che cosa vuol dire? Eh, vuol dire pozzo del vivente, di colui che vive, che è Dio, cioè che ha volto su di me lo sguardo, ecco, eh, ha sentito lo sguardo del Signore su di lei, la, 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 eh, la schiava Agar. E poi viene l'imposizione del nome, ne abbiamo già detto, vuol dire Dio ascolta. I lamenti e le sofferenze della schiava, anche perché Dio ama anche gli schiavi come ama, come ama i padroni, e che non fa di differenza. E poi ci dice alla fine, appunto, l'età di Abramo in quel momento erano 86 anni quando appunto ebbe un figlio dalla schiava. E... E pensate appunto che Abram concepisce nella sua vecchiaia, quindi, questo lo rassicura del fatto che avrà invece un discendente che viene attraverso Sarai e non dalla schiava, perché la promessa era quella. Ecco, vedete <ride> appunto come ho detto questo litigio tra donne. Ecco, pensate nelle case che c'è gelosia, c'è competizione tra le donne. La nuora e la, e la suocera, ecco tutte queste cose che sappiamo. Ecco, abbiamo detto che le donne ricche di prole erano lodate. E quindi c'è questo alterco ecco, dove si arriva alla fuga della. Della schiava, abbiamo già visto, l'ho già detto: ecco, c'erano state delle scorrettezze dall'una e dall'altra parte. La prima volta da parte della schiava che denigrava la parodrona ma poi sarai ecco, tratta duramente la schiava al punto che deve fuggire da sola nel deserto non ho, detto. ho già detto che cosa comporta una fuga di una donna incinta nel deserto poi c'era da parte di sarai appunto la paura che abram si invaghisse della donna che eh, le aveva dato un figlio eh, tanto atteso ecco, da tanto tempo. Eh, e quindi vedete il fatto che la Bibbia, la Rivelazione e gli angeli di Dio eh, si prendano cura di una schiava, ecco, vedete che eh, già qui. Vediamo che Dio non fa preferenze di, di nessuno. Pensate ai diritti umani. Ecco, noi abbiamo visto la schiavitù ecco, come era pochi decenni fa. È stata debellata, ma siamo indietro come, siamo indietro come la coda del, del cavallo. Ecco, perché vediamo Dio qua che si prende cura di una schiava ecco, e gli manda addirittura un angelo. Ecco, vedete che allora c'era già qua, implicitamente, eh, il dato universale che gli uomini sono tutti uguali, non ci sono delle caste, non ci sono padroni e neanche schiavi. Ecco. E però ritorniamo a queste piccinerie tra donne che fanno un po' sorridere, perché poi anche tutte e due erano un po' di bisbecchi, e però campeggia, ecco, viene in evidenza la grande. Eh, mitezza eh, di Abramo ecco, che cerca come può ecco, di mettere a posto le cose ma non ci riesce ma poi ci riesce Dio attraverso l'angelo e la, la schiava ritorna in famiglia e si è soggetta alla sua padrona ecco è una, una storia molto bene perché abbiamo già visto che Abramo ad esempio quando è andato in guerra contro i cinque re è andato appunto rischiando, ecco, non avrebbe mai pensato che avrebbe avuto una vittoria così clamorosa, invece poi è il Signore che aiuta i suoi santi ecco, e quando vede una buona intenzione come quella di Abram, viene in aiuto, anche in questo caso vedete che Abram, come abbiamo detto sopra, ha detto, fai a lei ciò che tu pensi bene, parla di bene, ecco, quindi sperava, probabilmente, eh, non lo traducono questo, questo vocabolo in modo preciso, vuol dire il bene. Il bene secondo la moglie, ecco, quindi era libera di fare il male ma anche il bene, alla schiava perdonarla, invece poi eh, la, la maltratta al punto che, lei deve, che la schiava deve fuggire. Ecco, però, appunto, vediamo che Dio viene in aiuto sia alla schiava ma anche ad Abramo che voleva la, la pace in famiglia. <ride> ecco, e la è molto preziosa agli occhi di Dio. Quando sempre nella Torah, nel Pentateuco, si parla di Mosè, si dice che era l'uomo più mite di tutta la terra. Ecco, e il Signore se li prende questi uomini perché la mansuetudine è una prerogativa di Dio e Dio la cerca nei suoi servi e li chiama. E... Nei salmi c'è tantissimo, si parla tantissimo dell'uomo mite, non bellicoso, che non usa la, la forza, ecco, che ha un atteggiamento mite verso tutti, vuole stare in pace con tutti. Questi sono le persone, i figli di Dio che più ama. Infatti nella storia della salvezza se ne incontrano tanti, di uomini miti, ecco, che il Signore se li prende, ecco, perché la lotta della fede eh, è una lotta impari. L'abbiamo detto tante volte. Perché? Perché l'empio eh, può evitare ecco, tutte le norme, ecco, può uccidere, può maltrattare, può fare tutto quello che vuoi, Invece, l'uomo di fede deve, lo vediamo anche nei Salmi, tantissimo. L'uomo di fede deve mantenersi appunto leale secondo la legge del Signore. Ecco, vedete che la vita di fede è una vita impossibile, è possibile solo con la fede: perché il malvagio può usare tutti i mezzi che vuole. L'uomo di Dio no, non può eh, eccedere e non può eh, andare contro la legge di Dio, quindi capite che è una, è una partita impossibile, però... Se c'è Dio, come vediamo anche in questi testi, che Dio eh, vede le intenzioni e, ac e accompagna, e si mette eh, anche lui ingaggiato per i suoi figli e abbiamo visto precedentemente che eh, Dio dice ad, ad Abram, che era molto mite, non era un guerriero sicuramente, però gli dice non temere, io sono tuo scudo. Ecco allora è il Signore che combatte con noi, se noi, però, eh, rispettiamo eh, la Torah, ma più che la Torah il Vangelo. Ecco che il Vangelo è per i miti eh, che dice il Salmo: erediteranno la terra. Ecco, vedete che la, <ride> la Santa scrittura è bella anche per questo: perché si fa molto prossima. Anche alla umanità. Qui vediamo un litigio tra due bisbetiche in una famiglia. È bellissimo. e così la Bibbia, ecco si fa molto prossima anche alle cose più piccole, che non solo contro le guerre, ma anche con le cose piccole, che con i litigi che ci sono in tutte le famiglie. Ecco, è molto vicina la, la Bibbia a noi, questo è molto bello. Quindi si parla anche di re condottieri, delle volte, ecco, ma anche di dissidi familiari tra donne e piccinerie, ecco, si potrebbe dire, ecco. Ecco, Poi l'interpretazione di Agare è molto bella. Ecco, prima c'è la visione, che non è una visione, è, è l'angelo che, che parla, però, allora quando si, un, un oracolo veniva a. Um, a mostrare il futuro di qualcosa era una visione, anche se verbale. Ecco. E poi c'è l'interpretazione che fa Agar, l'abbiamo già accennato, ma è bellissima, lei incontra Dio al pozzo, nel deserto, però subito dopo, vedete, fa questo ragionamento per il quale capisce che Dio l'aveva portata fin lì, fino al pozzo, sana e salva. E, vedete, questo è molto importante perché questa schiava riesce a captare ecco, gli avvenimenti e a capire quando c'è un fatto sovrannaturale. Ecco, un'operazione della provvidenza, questo è importantissimo, perché anche noi dobbiamo fare così. Ecco, quando ci sono delle contingenze favorevoli che arrivano al, al momento giusto, eh, o diciamo eh, sono stato fortunato, ma invece è sbagliato, dobbiamo dire che Dio ci ha aiutato stavolta. Ecco. E questo è molto importante perché, anche se non lo vediamo, ma vediamo quello che fa nella nostra vita, è una conoscenza di Dio. La provvidenza è fatta per questo. E quindi è molto importante rivedere anche la nostra storia da quando ci siamo convertiti. Ecco, ma. È... Quando si va un po' avanti nel cammino di fede e si comincia a conoscere un po' meglio il Signore, capiamo, se torniamo indietro, che Dio c'era anche prima della nostra conversione, prima che l'avessimo conosciuto come Agar. Ecco, Agar appunto eh, comprende che Dio era sempre stato con lei anche prima della manifestazione dell'angelo. E questo. Eh, Molto importante, però, vedete, questo ragionamento lo può fare l'uomo che ha avuto appunto una, una percezione di Dio in un momento di, di prova. Ecco, prima della conversione viviamo come gli animaletti, ecco, che non hanno nessun Dio, perché non conosciamo Dio e viviamo senza ragionare molto spesso in modo istintivo, quindi siamo tan, tanto lontani. Però vedete che allora la vita di fede ci fa cambiare la vita in modo eh, dal nero al, al bianco, ecco, è tutto diverso. Perché se sappiamo anche per una sola azione della provvidenza abbiamo constatato che era il Signore, siamo sicuri che eh, appunto il Signore è con noi e quindi siamo, ritroviamo la pace e nella fede non abbiamo più paura di nessuno. Eh, questa è la differenza tra la vita di un non credente da quella di, di un credente. Noi credenti abbiamo delle prove più grandi degli altri, però appunto se seguiamo veramente il Signore, ecco il Signore ci protegge da tutti i pericoli e ci aiuta in tutte le prove. E Agar era stata guardata da Dio, ecco con quel verbo di guardare, ha guardato l'umiltà della sua serva, dice la Madonna, il guardare lo sguardo di Dio, anche prima del, della venuta dell'angelo. Eh, la stessa cosa è quando Dio rivela ad Abramo che era stato lui a farlo uscire da Ur dei Caldei, cioè al sud della Mesopotamia, eh, sul Golfo Persico. Poi c'è il cammino, arrivano a Carran, ma l'iniziativa eh, di andare a Carran, cioè al nord, estremo della Mesopotamia, eh, l'idea ecco, era venuta dal padre, da Terach, che poi appunto muore in Carran. Però anche Abramo capisce che la volontà di Dio aveva usato il padre per farlo uscire da quel paese, da Ur del Caldei. Ecco, poi c'è la manifestazione ad Abramo, c'è la chiamata di Abramo che avviene a Carran, come ho detto, al nord, all'estremo nord della Mesopotamia. Poi per fede lì aveva conosciuto il Signore che gli dice di andare nella... Terra che io ti indicherò, però, appunto, non sapeva dove doveva andare. Qui sta la fede. Ecco, vedete qui la storia di Abramo ci, ci fa vedere com'è la fede, perché Ad Abramo è il padre della fede. Questi racconti sono bellissimi e sono molto vicini a noi, in casa nostra. Ecco, potrebbero accadere tutte queste cose. Ecco. E per concludere, appunto, questa interpretazione di, che abbiamo visto della schiava Agar la troviamo molto spesso nella Bibbia ecco ad esempio io cito solo un passaggio ecco dove appunto Dio non solo conosce noi quando ci incontra ecco ma è spettatore della nostra vita fino alla dalla concezione, questo lo dice il Salmo 139. Ve lo leggo ancora in forme, cioè quando ero un feto, mi hanno visto i tuoi occhi, e tutto era scritto nel tuo libro, i miei giorni erano fissati, quando ancora non ne esisteva uno. Salmo 103, 19. Buon cammino di fede e pace e bene a tutti.